Allora, noi torniamo a parlare di Kianab, questo progetto nato proprio in piena pandemia che sta davvero prendendo corpo in collegamento da Firenze. Due dei ragazzi che fanno parte del consiglio direttivo di questo progetto, vado da Marchi e diciamo a te Giovanni vorrei chiedere come vi siete organizzati proprio in quel periodo difficile, adesso anche con un linguaggio, devo dire, molto moderno, molto accattivante, riuscite a parlare di tanti temi, da diciamo quelli, diciamo le consulenze del commercialista fino ai temi di attualità. Lo fate attraverso brevi video molto interattivi. Ecco, qual è il vostro segreto? Sicuramente avere delle professionalità tanto tanto competenti. I ragazzi che abbiamo contattato nel corso del tempo, che ci hanno avvicinato, sono professionisti di altissimo livello e per ora sono tutti molto giovani. Quindi diciamo che non c'è stato bisogno di insegnare a ragazzi trentenni a come parlare a trentenni attraverso i social. Quello che ci dà una grandissima mano poi è essere organizzati come se fossimo una mini azienda. Come diceva Tommaso nel video introduttivo, abbiamo dentro le nostre fila un team social, un team copy e un team graphic, cioè tutti coloro, il graphic che ci permette di avere delle grafiche bellissime, come avete visto nel feed del nostro Instagram, e il copy che ci scrive tutti i testi in modo tale che il dialogo sia sempre puntuale, preciso e segua una strategia ben definita e predefinita. Quindi diciamo che il merito di quello che stiamo facendo va ai ragazzi che fanno parte di Canab e a nessun altro e all'impegno che ci mettiamo, perché finora abbiamo dedicato tante ore al progetto che speriamo veramente possa essere di aiuto e di stimolo a tutta la nostra comunità del territorio. Noi vogliamo che tutta la comunità della Val di Chiana Aretina e Val di Chiana Senese possa essere impreziosita non solo dai nostri contenuti, ma anche dagli eventi e dai webinar che appunto ha descritto prima Marco. Ecco, quindi tra feedback avuti fino adesso e progetti per il nuovo anno, in cosa vi state concentrando in questi mesi, in queste settimane? Il prossimo 12 marzo avremo un evento a Bettolle, dal titolo Kianab ti fa una foto per LinkedIn. Noi crediamo che sia particolarmente importante dare competenze ma anche strumenti a tutti gli individui che fanno parte della nostra comunità perché possano essere anche più appetibili nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro e anche rendere la loro appetibilità una ricchezza una volta che entrano nel mondo del lavoro. Il fare la foto per LinkedIn in realtà è solo, diciamo, un'esca affinché le persone possano conoscerci sempre di più e poi possano anche vederci come un supporto per la loro crescita professionale e personale. All'interno dell'evento, per esempio, il nostro team HR verificherà, valuterà la conformità dei curriculum e darà un po' di aiuto e di supporto perché queste persone possano migliorarlo. Nel prossimo futuro avremo poi un webinar sul turismo esperienziale. Noi sappiamo tutti benissimo come abbiamo tantissimi agriturismi e tantissime entità che fanno del turismo esperienziale la loro arma migliore, quindi vogliamo anche lì vogliamo essere veicolo per la diffusione di conoscenze in tal senso. E poi a fine giugno avremo un grande festival, sempre a Bettolle, dove avremo arte e musica al quale speriamo di avere tantissime persone. Ecco, quindi quanto è importante avere questa collaborazione, questa rete, di imprenditori, perché poi, è una sorta di servizio che voi date a chiunque, segua i vostri canali, il vostro portale, i vostri canali social, però poi immagino che ci sia collaborazione anche tra di voi in vari ambiti professionali. Ditemi pure chi vuole Lascio. rispondere tra Giovanni e Marco. Vai, una per uno, lascio a Marco. Prego Marco. Ah, sì, sicuramente c'è tanta collaborazione anche tra di noi, visto che le competenze sono molto eterogenee. Quindi spesso capita che persino all'interno del nostro gruppo ci sia una ricerca di confronto, ci sia qualcuno che chiede un consiglio, ci sia qualcuno che magari cerca delle professionalità ben specifiche, ma crediamo che sia proprio questo il valore, no? Cercare di creare un po' questo gruppo di persone che si autoalimenta, che si aiuta vicendevolmente a crescere e ad aumentare sempre di più le proprie conoscenze e competenze. Bene, allora noi vi facciamo davvero un grande in bocca al lupo perché è un'idea molto originale e sicuramente interessante per chi si confronta con vari temi di attualità e vari settori. Un grande in bocca al lupo e diciamo un buon lavoro a tutti i professionisti e a tutti i Kianaber.
Crepi il lupo, grazie mille di questa opportunità. Grazie, grazie davvero a tutti i Chianaber e anche a Giovanni Marchi e Marco Broggi che sono stati in collegamento con noi. Grazie a Maria Stella Bianco che ha curato il contributo in esterna. Adesso qualche istante di pubblicità e poi torniamo insieme.